Ecco l'aspetto del nuovo ponte sul Piave. Nel 2023, questa è la previsione, l'opera andrà a sostituire il Bailey inaugurato nel 2007 e riconosciuto come uno dei passaggi più utilizzati dagli automobilisti bellunesi. Il progetto preliminare, presentato a Palazzo Rosso, è frutto di un concorso online che ha visto la partecipazione di 25 soggetti da tutta Italia che hanno cercato di coniugare nei propri elaborati funzionalità e attenzione all'ambiente. È un progetto che non vuole essere protagonista di un'area, ma è un segno leggero sul paesaggio. È interessante perché riqualifica le due sponde. Nel senso che le due sponde diventano veramente parte della città se questo progetto venisse realizzato nel suo insieme. È interessante perché non mette i piloni sull'alveo del fiume. Questo non solo valorizza una vista sul Piave, ma valorizza anche il vecchio ponte della Vittoria. Vaia ci ha indicato in modo chiaro che questo ponte serve per portare soccorso in Valbelluna e che senza questo ponte, o meglio quando il ponte è fuori uso, i soccorsi non riescono ad arrivare agevolmente. Ma c'è un altro aspetto fondamentale, che è l'aspetto ovviamente della riqualificazione, diciamo, di tutta un'area. Noi siamo partiti riqualificando la sponda a destra, cioè l'area di Lambioi, e ora stiamo ancora lavorando per sistemarla e renderla ancora migliore, ma c'è una riqualificazione che è possibile effettuare sulla sponda a sinistra proprio grazie alla realizzazione di questo ponte, che farà in modo che tutta la sponda a sinistra sia in qualche modo vivibile, sia fruibile, sia utilizzabile e se ne possa godere. Il ponte permette il collegamento con il Castionese e da Castion al Nevegal il passo è breve sulla recente modifica della legge regionale che cancella il colle dall'elenco dei beneficiari di speciali fondi per gli impianti a fune. Il sindaco Massaro si dice amareggiato ma combattivo. Noi abbiamo avviato tutto un iter che teneva in considerazione, che è stato fatto proprio sulla base della prospettiva che c'erano determinati soldi. Sparisce il Nevegal, spariscono i soldi. Non sparisce l'impegno del Comune di Belluno, che comunque andrà avanti lo stesso, quindi noi continueremo naturalmente a lavorare per trovare delle soluzioni, perché noi ci siamo, la provincia di Belluno c'è e adesso spero che ci sia anche la Regione.